Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa torta Red Velvet. Siccome non mancano tanti giorni alla festa della mamma, avevamo deciso di creare questa delizia proprio per festeggiare. Letteralmente dall'inglese significa torta di velluto rosso ed è un classico della pasticceria americana. Molti pensano che sia nata nel ristorante Waldorf Astoria Hotel circa verso il 900. Questa delizia ha dei colori stupendi, infatti c'è il contrasto tra il frosting di Philadelphia e il pan di Spagna con quel suo bellissimo colore acceso, veramente una torta super invitante e deliziosa. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 250 g di farina 00, 250 g di zucchero semolato, 110 g di burro a temperatura ambiente, 120 ml di latte, 120 g di yogurt bianco magro, 2 uova grandi, 10 g di cacao amaro, 2 cucchiaini di aceto di vino bianco, 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio, 1 cucchiaino di succo di limone, 1 pizzico di sale, i semi di una bacca di vaniglia bourbon, un cucchiaino di colorante alimentare rosso. Per prima cosa versiamo in una ciotolina il latte, lo yogurt, e il succo di limone. Fatto ciò, mescoliamo leggermente e lasciamo riposare il tutto per circa 20 minuti. Mentre il nostro latticello sta riposando, abbiamo preso una boule più capiente e dentro ci mettiamo il burro e lo zucchero. Fatto ciò, prendiamo le fruste elettriche e li mescoliamo per bene finché non diventano una bella crema omogenea. Giunti a questa consistenza, aggiungiamo un uovo alla volta al nostro impasto. Ovviamente continuiamo a mescolare. Finite di aggiungere tutte le nostre uova, possiamo aggiungere anche i semi della nostra bacca di vaniglia bourbon e continuare a mescolare per bene. Finiti di aggiungere tutti i nostri ingredienti, dobbiamo mettere da parte un secondo composto perché ci dobbiamo occupare del latticello. Abbiamo deciso di crearlo perché, come potete vedere, qui in Italia è un po' difficile trovarlo in commercio. Quindi avete visto quanto è facile prepararlo anche a casa. Ora prendiamo il nostro colorante alimentare, ne versiamo circa un po' dentro un cucchiaio. Proprio così, belli abbondanti. Lo mettiamo dentro il nostro latticello e mescoliamo per bene. Aiutandoci con un frustino. E dopo aver mescolato per bene anche il colorante alimentare rosso al nostro latticello, dobbiamo riprendere la nostra crema perché ci dobbiamo occupare di essa e ci aggiungiamo poco alla volta tutte le nostre polveri, compreso il sale, e le alterniamo anche a un pochino di latticello. Continuiamo così finché non finiamo tutto. Ovviamente mescoliamo per bene. E dopo aver incorporato per bene anche il latticello, dobbiamo mettere un attimino da parte il nostro impasto, perché ci dobbiamo occupare degli ultimi due ingredienti rimasti. Prendiamo una ciotolina e ci mettiamo dentro l'aceto e il bicarbonato di sodio. Appena inizierà a fare le bollicine, quindi in reazione, mescoliamo leggermente e dobbiamo trasferire immediatamente il tutto nella nostra ciotola. Fatto ciò, mescoliamo per bene finché il tutto non si ricomporrà alla perfezione e state tranquilli che l'aceto in forno svanirà totalmente e non si sentirà assolutamente il sapore. Finiti di aggiungere tutti i nostri ingredienti all'impasto, lo dobbiamo dividere in tre parti perché lo dobbiamo suddividere in tre teglie uguali, tutte e tre con un diametro di 22 cm.
Fatto ciò, mettiamo il tutto a cuocere a forno normale, 180 gradi, per 10-15 minuti. Dopo i primi 10 minuti, mi raccomando, fate la prova a stecchino. Mentre i nostri pan di Spagna stanno cuocendo, noi ci occupiamo del ripieno della nostra torta, ossia 250 g di mascarpone, 380 ml di panna già zuccherata, 250 g di formaggio fresco spalmabile, 50 g di zucchero a velo vanigliato. Questo lo potete aggiungere a piacere, però prima dovete assaggiare i primi tre ingredienti. Nel caso fosse perfetto, non aggiungete niente, se invece vi risulta poco dolce, ne aggiungete a piacere. Per prima cosa abbiamo messo in una boule più capiente il mascarpone e il formaggio spalmabile e ora, aiutandoci con le fruste elettriche, li andiamo a mescolare per bene finché non diventeranno una specie di crema. Ora, in un'altra ciotola, montiamo la panna. Ora aggiungiamo poco alla volta la nostra panna al composto di formaggi e, aiutandoci con una palettina, mescoliamo il tutto per bene. Continuiamo così finché non finiamo tutta la nostra panna. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio. Per prima cosa abbiamo preso uno dei nostri tre pan di Spagna della nostra deliziosa torta. Sopra ci abbiamo messo un po' di crema e adesso, aiutandoci con una spatola, la andiamo a livellare per bene su tutta la sua superficie. Ora abbiamo preso il secondo strato e facciamo esattamente la stessa cosa di prima, sempre aiutandoci con la nostra spatola. Finalmente abbiamo messo su l'ultimo strato e ora andiamo a ricoprire tutta la torta con la nostra crema di formaggio spalmabile, mascarpone e panna. Fatto ciò, la andremo a mettere in frigo e far riposare per 10 minuti. Finito il riposo della nostra torta, dobbiamo completare la stesura della nostra crema al formaggio. E dopo aver finito di ricoprire tutta la nostra torta con la crema al formaggio, la restante la trasferiamo in una sac à poche e la mettiamo in frigo fino al momento del bisogno. Appena avremo finito di stendere tutta la crema di formaggio sulla nostra torta, noi abbiamo preso i pezzetti di torta nella parte superiore dei nostri pan di Spagna che c'era avanzata e ora andiamo a coprire tutto il bordo della nostra torta. E per finire la nostra torta creiamo dei fiori con il frosting al formaggio. E noi, per dare un tocco di eleganza in più alla nostra torta, mettiamo un lampone sopra ogni rosa al frosting. Ma guardate che bella che è venuta la nostra torta, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta dentro. Questa torta, ragazzi, è adattissima per le feste importanti, per esempio la festa degli innamorati, la festa della mamma e Natale, perché il colore rosso del pan di Spagna rispecchia proprio il colore dell'amore. Quindi veramente una torta spettacolare. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa delizia di una Red Velvet. Ragazzi, è stratosferica, veramente è stupenda, è morbidissima. Infatti si sente benissimo la crema che è leggera, vellutata, gustosa. Poi il pan di Spagna si scioglie letteralmente in bocca. Si sente anche quella nota di cacao che gli dà uno sprint in più. Insomma ragazzi, tutti insieme è una torta spettacolare, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!